Si stanno ancora incasinando in piazza, però, No, è un altro lato di vandalismo. Hanno picchiato il mio chierico, ma come? Ma povero. Oh, bene. Al giorno 21 la temperatura scenderà a meno 60. Oh, sapevo che c'era un orso. Salve a tutti, sono Don Gamer e bentornati su Steampunk. Allora, io sono andato avanti un attimino da solo, aspettate che mettiamo in pausa perché entro breve, ecco, di stanotte la temperatura scenderà a meno 40 gradi e da quello che vedo ci rimarrà per parecchio e mi sa che non torneremo più a temperature così alte. Fintanto che andiamo avanti, il gioco continuerà ad abbassarsi le temperature. Allora, io ho fatto un pochettino di cambiamenti, sto cercando di mettere più o meno nella zona qua centrale e nel secondo cerchio le case in modo tale che il nostro generatore ci possa riscaldare efficacemente. Peraltro ho sviluppato la capacità del generatore di arrivare al livello 2, che brucerà un attimino più di carbone, il doppio per l'esattezza, infatti passiamo da 6 a 12, ma dovrebbe portare a più 2 il livello di temperatura in tutte le zone. E sto cercando anche di sviluppare, mi pare, la capacità del generatore di migliorarne l'efficienza, quindi consumerà il 10% in meno, che è cosa buona e giusta. Mi sa che per un po' ci converrà effettivamente gestire il consumo dei nostri generatori e degli steam hub in giro, perché se le temperature cominciano a scendere siamo nella M più totale. Peraltro ho cominciato a spostare alcune delle strutture in modo tale che non occupino lo spazio centrale, come ad esempio le strutture di ricerca, le ho messe qua. Allora, visto che da domani comincerà a far freddo, è cosa buona e giusta disporre un po' di steam hub, perché sennò sti poveri dipendenti cominceranno a congelarmi. Quindi di sicuro uno qui, e varrebbe la pena mettergliene anche uno qua, perché sennò quelli che lavorano alla struttura qui congeleranno tantissimo. E avevate ragione voi, non dovevo cancellare le tende. Quando devo mettere una struttura di livello superiore, tipo quando passo dalla tenda alla bunkhouse, semplicemente basta che clicco e tac, ce la posso mettere sopra. Quindi la stessa cosa varrà anche quando avremo le fabbriche di livello migliore. Sto cercando di riordinare le strutture in modo tale che non ci siano casini, perché alcune strutture occupano due spazi, altre sono più grandine e ne occupano tre, come ad esempio il beacon. Adesso appena possibile io lo sposterei da un'altra parte, è inutile averlo in centro città, una zona del genere non la dobbiamo neanche riscaldare. Quindi, e anche gli ospedali li sto un attimino spostando dalla zona centrale alla zona un attimino più periferica, tanto sono comunque riscaldati, il nostro generatore avrà un'area comunque abbastanza buona e forse varrebbe la pena investire in un altro steam hub da mettere anche in questa zona qui. Mettiamone due, prevenire meglio che curare. E ho scoperto che il robot è in grado di sostituire un'intera squadra di 15 persone, quindi se ad esempio clicchiamo su questa fabbrica ci possiamo assegnare un automaton e lui ricoprirà il ruolo di tutte le persone fisiche. È fantastico da quel punto di vista, anche perché lui non sente freddo, cosa vuoi di più dalla vita. Ho scoperto peraltro che c'è il pulsante per cancellare le strade, quindi adesso che ho cancellato la strada qui potremmo eventualmente in futuro costruire una coal mine. La rottura di maronzoli è che per la coal mine, che ci serve per estrarre questa coda di carbone, o per il wall drill, che è quello che serve per estrarre gli alberi dal ghiaccio, servono gli steam core, che noi non abbiamo. Porca di quella porca. Lo così bidone mi sa che si è buggato, perché ne ho trovato uno, non me l'ha mai ridato. Oppure sono io che l'ho speso e vabbè, i misteri della vita. Ok, eccola qua che scende a meno 40. Porca di quel porco cane, come stiamo andando, ragazzi? E insomma, allora, vediamo di accendere un po' di termosifoni in giro, che non sarebbe male. Questo è partito, dovrebbe riscaldare bene. Aspetta, forse magari posso spegnere questo. In effetti sì, non è al massimo, ma posso comunque spegnerlo. Qui abbiamo la cookhouse. Accendete il termosifone anche per voi, che sennò qua ci congeliamo completamente. Allora, non stiamo estraendo legna, perché come ho detto non ho più strutture, quindi devo mettere di sicuro... Oi, cosa è successo? Oh, è arrivato un signore, scusi, mentre sto parlando lei osa interrompermi, esimio. Oh oh, mi è svenuto proprio là sopra. Qualcuno può andarmi a prendere, signore? Abbiamo trovato un uomo esausto ai confini della città. Ha detto che veniva da Winterhome, un accampamento locato non lontano da qui, e che era l'ultimo dei sopravvissuti. Bene, sono tutti morti. Non riusciremo mai a salvarci. Perfetto, ok, dobbiamo fuggire. Buono, ed è morto, quindi perfetto. A quanto pare la notizia si è diffusa in città e tutti sono disperati. Oh, no, 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 no. Oh, delle rivolte? Avremmo dovuto rimanere a Londra, non ci sarebbe accaduto tutto questo. È stata veramente una sciocchezza venire fin qua. Oh, wow, 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 wow. Ok, quello è un problema. Quello è un grab... No, lascia... No, 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 no. Adesso come la risolvo questa? Come la risolvo questa? Qualcuno vuole tornarsene a Londra dopo la notizia che l'altra città è caduta? Sì, ma non siamo come loro. Ce la possiamo fare noi. Devo dargli uno scopo. Ordine e disciplina... O fede e speranza? Pugno di ferro oppure fiducia in un bene superiore? Oh, bene, perfetto.
Allora, mettiamola così, non sono una persona religiosa, come sapete bene, però so già che questo è un regime totalitario in cui legneremo le persone finché non si spaccano la schiena, e qua sarà un attimino più una cosa religiosa, però se la butti sulla religione del tipo l'unione, darsi una mano a vicenda, fratellanza e via dicendo, ci può stare che non diventi ovviamente una qualcosa di estremismo religioso. Quindi diciamo che così potremmo portare un po' più di speranza nella vita delle persone senza costringerle, come in questo caso. Oh, è cambiato il libro delle regole. Ok, adesso abbiamo la casa delle preghiere. È un posto in cui poter praticare la nostra fede in santa pace. Ah, quindi non è una fede religiosa nello specifico, potrebbe essere una fede nell'umanità e via dicendo. Se non è una religione proprio fissa, ma qualcosa di più generico, rivolto a tutti, allora sì. Possiamo avere i sermoni, una nuova abilità, le persone che ci vanno vicino si raduneranno per pregare e aumenterà la loro speranza. Può stare, va bene, nessun problema. Direi che è la scelta giusta. Oddio, la speranza è bassa. La speranza è tanto tanto bassa, speriamo si rialzi pian pianino. È temporaneo, vero? Un adulto è morto e la caduta di Winterm. Per nostra fortuna ogni bambino è all'interno di una struttura per proteggerli, quindi siamo a posto. 7 di 15 e 15 di 15, ok. Si stanno ancora incasinando in piazza però, che succede adesso? Signore, hai convinto la maggior parte della cittadinanza, ma la speranza è bassa. Un gruppo di persone sono ancora così spaventate che vogliono scappare dalla città e raggiungere Londra in 15 giorni. E cercheranno di convincere gli altri ad unirsi a loro. Oh, perfetto. Quindi devo cercare di mantenere la speranza alta. Ah, no, 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 no. Numero di gente che vuole andare a Londra. Oh, porco cane. Allora, ferma la baracca. Abbiamo un nuovo albero di costruzione che è la casa delle preghiere. 30 wood e 10 di steel. Per adesso abbiamo uno spazietto qua in parte al beacon. E costruisci una casa delle preghiere lì subito. E casomai un'altra ne metto qua dietro, così mi raggiunge un altro po' di persone. Dobbiamo assolutamente mantenere la speranza alta, se no saremo nella M più totale. Allora io devo anche cercare di estrarre un pochettino di legna. Quindi vediamo di estendere innanzitutto le strade anche da questa parte. Vai ciccio così. E casomai costruire una segheria, che sarà un attimino al freddo e al gelo, ma è meglio che niente. Abbiamo migliorato l'efficienza dei generatori, quindi consumeranno di meno. Ottimo. Allora possiamo fare la segheria a vapore. Visto che ne devo costruire una, mi pare una scelta abbastanza buona. 9 ore, perfetto. Inutile mettere una segheria normale e sprecare risorse. Se la segheria a vapore mi raccoglie molta più roba, oh, tanto meglio. Quindi se manteniamo il livello di speranza alto, mentre meno persone si aggiungeranno ai Londoners. Ok, ce la possiamo fare. L'importante è che abbiamo tutte risorse alte, cibo alto, che non muoia nessuno, non c'è neanche nessuno in ospedale, cosa vuoi di più della vita. Ok, abbiamo costruito la prima casa delle preghiere, dà speranza alle persone e la speranza sale. Ottimo. E possiamo chiedere un sermone? La speranza si aumenterà un attimino. Ok, senti, chiedi un sermone e la speranza sale. Ok, e chiedi un sermone anche da quest'altra parte. Dove poi l'ho messo? Aspetta che non la riconosco, troppo casino. Ah, c'è il vapore davanti. Ok, tutte chiedono un sermone, perfetto. Se ci passasse qualche altra legge a favore a medici apprendisti. Quindi i bambini che stanno all'interno dei rifugi possono dare una mano all'interno delle strutture mediche, aumentando la loro efficienza. E non è male. Ah, oppure come ingegneri. Però mi piglio comunque avanti, nel caso trovassimo genti, e comincio a costruire un altro po' di case nelle varie zone libere. Ecco, qui, anche se non saranno riscaldate, non è importante. Comunque, se riesco a mandare i nostri ricercatori in giro, forse mi troveranno un po' di persone già sto turno, Ok, e siamo a zero. Perfetto, hanno raggiunto la stazione meteo. Potrebbero attuare... del carbone e degli steam core. Esplora, ti prego. Hanno trovato Winterom, la zona che è stata completamente distrutta. Prendi le risorse. Abbiamo, finalmente un core. E anche una nota degli scienziati. Prevedono che il grande freddo andrà peggiorando. Oh, perfetto. Lo dicevo io che sarà solo peggio, Sappiamo che a Winterom non c'è nessuno. Presto, prendi le risorse, che è meglio che niente. Farlo tornare a casa, però vorrebbe dire 23 ore. Qui invece abbiamo Winterom. Dicono che vedono il generatore spento. So io perché il generatore è spento. Allora, riportiamole a casa, che con un core in più non sarebbe male. Così posso costruire strutture di alto livello. Cos'è successo? No morti, Ah, le persone si lamentano perché la nostra coperta alla stazione meteo porta notizie negative. Perfetto, quindi la speranza scende ancora. Yay! Dopo tutta la fatica che ho fatto, la speranza scende. Posso lanciare un altro sermone? No, 2 giorni per un sermone. Oh, che rottura di maronzoli. Dobbiamo sermonare di più, ragazzi, Buono, abbiamo la steam sawmill, la segheria a vapore. Quindi appena possibile ce la costruiamo. Dimmi che non richiede core, no? No, è tutta cose normali. Possiamo fare la stessa struttura a vapore anche per i metalli. Non sarebbe male. Visto che il freddo non è un gran problema, ci potremmo anche investire. Quanto ci serve per... il terzo coso? Ci vogliono 10 ore, 100 di legno e 50 di steel. Non è poco.
Non è poco, allora, per adesso mi limito a sviluppare la coda dei metalli a vapore. Perfetto, che casomai la possiamo potenziare. Cibo siamo messi bene. E adesso vediamo la nuova segheria dove la possiamo mettere. Steam Sawmill. Guarda, anche qui non è malaccio e mi raccatta un bel po' di alberi. Perfetto. Così dovrebbero costruire. Avranno freddo, perché porco cane sono lontano da tutti e i turni maggiorati, ovviamente. Ma è meglio che niente. Comunque mi raccatterà un bel po' di alberi. Dovremmo ricoprire abbastanza bene le spese. Vediamo un po' come stiamo andando. Non è malaccio, alcune zone sono un po' freddine. Vabbè, il cimitero e così delle risorse. E abbiamo ancora tante persone che non lavorano. Sapete cosa? Visto che io ho bisogno di nuove tecnologie, costruisco un altro workshop a questo punto. Lo metto da quest'altro lato e ci assegniamo nuovi ingegneri. Aspetta che intanto io continuo a mettere magazzini in questa zona qua esterna, perché se riusciamo ad avere un po' più di coal, di carbone, non sarebbe male. Tanto vale continuare a costruire senza un minimo di rispetto e siamo praticamente a posto. Il bello è che le zone le potete... sì, le strutture le potete spostare come cavolo vi pare. Oh, chi... oh no, siamo saliti a 23. Ragazzi, non so come aumentare la speranza. Che succede? State buoni. Sì, lo so, non rompere le scatole, le altre persone si sono unite ai Londoner. Ok, la segheria è operativa, 10 operai e ricomincerà a estrarre 675 di legna. Meglio che niente, turni maggiorati, termosifoni accesi. Buono, la segheria ci estrarrà un pochettino di legna perché ne ho consumata parecchia. E quindi ci mangerà tutto sto coso. Abbiamo ancora dei metalli qua in effetti. Fintanto che c'è il freddo, fare in modo che il nostro automaton si diverta a recuperare le varie risorse. Qui è ancora un pochettino di carburante, ma nella giornata di oggi dovrebbe estrarla senza troppi problemi. Così siamo praticamente a posto. Il nuovo deposito, ci mettiamo un po' più di carbone. E vi sono tutti felici e contenti, buono. E devo trovare un altro modo per buttare su la speranza, assolutamente. Ok, e abbiamo Steam Steelwork ricercata, perfetto. Ora in cosa potremmo investire? Le ricerche adesso sono iperveloci. Potremmo avere un po' di più di scout. Un po' più di scout non mi dispiace. Aspetta, questa cos'è? La fabbrica? Dove possiamo costruire gli automaton? Ma io la voglio tantissimo. Poi c'è l'outpost depot. Cos'è? Possiamo costruire un avamposto al di fuori della città e mantenere una sorta di connessione. Non è male. Beh, per adesso la fabbrica sicuro, se posso costruire un automaton. Richiederanno gli steam core. Sicuramente richiederanno steam core gli automaton. Perché quando l'ho distrutto mi davano steam. Ah, hai finito Ciccio, bravo. Hai cosato tutto il deposito? No, ce n'è ancora, probabilmente si sta andando a ricaricare. Sì, è vero, lui si ricarica direttamente dal vapore dello steam hub. In teoria non consuma di più, ma semplicemente ricarica se stesso. Ma non ci credo mai nella vita. E adesso possiamo sostituire le nostre due fabbriche per l'estrazione dei metalli, che sono di base facendo 40, con quelle che fanno 70 e riscaldano anche di più. Da 1 a 2, base heating level vuol dire quanto riscalderanno i dipendenti al loro interno. 21 wood e 15 steel, allora fai una e due, sostituiamole subito. E presumo ovviamente che la produzione si fermerà ovviamente fin tanto che la fabbrica non sarà costruita. Non dovrebbero metterci tanto, quindi... no, sono abbastanza veloci, perfetto. Una è a posto, perfetto, molto più seria. E due a posto, non devo riassegnarci le genti. No, no, le assegna direttamente lui. Sto anche liberando gli ingegneri ove possibile. Termosifone anche già acceso, quindi beh, dovete essere stra iper caldi. Anche troppo, se gli spengo il termosifone vanno... No, se gli spengo il termosifone hanno troppo freddo. Ok, allora lasciamoglielo così per adesso, che non vorrei che qualcuno si ammalasse. Ok, e mi ha anche ricercato la fabbrica. Benissimo, gli scout sono anche tornati dalla città e mi hanno portato un altro steam core. Ok, e subito il coso per estrarre la legna. Dov'è? Wall drill. Allora, wall drill, avevo un unico punto. Aspetta, telecamera, sei un incubo da gestire? No, ne ho più di uno, ma qui è in Culolandia. Qui è decisamente molto più vicino. Allora, intanto piazzalo, che le strade ce le metto io, non stare a preoccuparti. Ottimo, e il nostro ciccio lo possiamo rimandare in giro. C'è una caverna strana. Mandiamo lo scout qui, anche perché è vicino, la dovrebbe raggiungere in 20 ore. Ma è dietro casa. Vabbè, intanto mandiamolo lì che è meglio che nulla. Quindi a sto punto posso fargli ricercare per adesso più scout. Voglio mandare una seconda squadra assolutamente di scout fuori il prima possibile. Perfetto, automaton, hai finito. Bravo Ciccio che hai ripulito la zona. E potrei fargli ripulire anche questa. Che succede adesso? Ho sentito un punf brutto. Sì, signore, le persone hanno cominciato a visitare la casa delle preghiere. Non sono ancora in molti, ma è l'inizio di qualcosa di speciale. Perfetto, sono felice, butta su sta speranza. Ma manco per sta ciolla. Oh, meglio che niente, eh. E possiamo promulgare nuove leggi. Allora, andiamo avanti con le cose della fede. Vediamo un po'. Ciccio, mi dovresti andare? Devi andarmi verso l'alto, non vedo niente. Possiamo fare dei templi? Ah, il tempio è utile perché se messo vicino ai luoghi di lavoro, fare in modo che le persone vadano a pregare prima di andare al lavoro. E così migliorerà la loro efficacia nei luoghi di lavoro.
Quindi non è male, se no preghiere serali. Le persone si incontrano, si riscaldano e riscaldano non solo i loro corpi ma anche le loro anime. Però aspetta, andiamo di templi vicino ai posti di lavoro, visto che aumenta la speranza, peraltro. E neanche troppo, allora costruisco una, facciamo una bella cosa, costruisco altre case di preghiere e poi lo shrine, 10 wood e 10 steel. Ma è piccolino, ah ma è piccolino, è un'area di efficacia considerevole. Ah, la posso mettere sulle strade. Oh, mi piace. Oh, mi piace. Oh, mi piace tanto, tanto, tanto. Aspetta, aspetta, aspetta. Lo mettiamo nei punti nevralgici delle varie strutture di lavoro. Ok, così dovremmo essere praticamente a posto. Mettimi un tempio anche qua. Cioè, sembra uno steam hub praticamente, eh. Chiesa, fra quanto possiamo ricosare? È ancora parecchio, porco cane. Ok, la borretta della speranza è salita un attimino, visto che più persone hanno accesso. Quante sono? 188 abitanti vivono vicino alla casa delle preghiere. Ne abbiamo 189. E 55 lavorano vicino a un tempio, che ha aumentato ancora la speranza. Molto bene, sì lo so, i Londoner sono saliti. A sto punto io continuo a costruire templi, porca di quella porca. Guarda, abbiamo un altro paio di posti di lavoro qui e gli si mette un altro tempio. Peraltro, sì, è praticamente un clone di questa struttura. Loro passano sotto e si permettono a pregare, via dicendo. Ok, oh, senti, il costo è comunque abbastanza contenuto. Quindi, il problema è che, oh, tutti gli oggetti hanno ste righine, quindi non capisci quale effetto sia riferito a cosa. E ti fa una confusione incredibile. Usiamo la fede per un attimino plasmare la mente delle genti. Ma vabbè, dobbiamo tenerli tranquilli. Ok, il wall drill è attivo. E subito ci mandiamo i nostri lavoratori. Termosifone acceso. E turni maggiorati. Ci estrai 16 di legna ogni ora. Ce n'è praticamente tantissima. Oh bene! Al giorno 21 la temperatura scenderà a meno 60. Ma io a gioco ti odio tantissimo, Ma tanterrimo ti odio, porca di quella porca. O metto ancora di questi, o ne miglioriamo l'efficacia, perché in teoria più avanti io dovrei poter migliorare. Quindi con questo posso migliorare il raggio degli steam hub, con questo il raggio del generatore, però consumeranno un pacco e mezzo di più. E neanche poco. E vabbè, per adesso abbiamo ancora 4 giorni prima che la situazione peggiori. Ok, abbiamo più scout, ottimo, quindi adesso vediamo di mandare qualche altra squadra. Con questa ricerca le slitte degli scout saranno più leggeri, si muoveranno 50% più veloce. Ma tantissimo me la fai sta ricerca, ma tantissimo. E a sto punto, visto che siamo pieni di ingegneri, cosa buona e giusta, io gli ci metto un altro workshop, su, mica pirla. Io lo piazzo qua in parte e vi sono tutti felici e contenti. Qua abbiamo il bot che sta ancora estraendo risorse, bravo ciccio. Pian pianino la speranza si sta ripigliando e abbiamo qualche malato. Il freddo mi sa che comincia a farci sentire. In chiesa hanno freddo, porco cane. E visto che comunque di carbone ne abbiamo a pacchi per un po', tanto vale mettere un altro steam hub in questa zona. Forse un po' più interno, così pigliamo anche un po' delle case e la chiesa e via dicendo. Più o meno, Le persone hanno cominciato a portare varie offerte alla chiesa e quindi da speranza. Buono! Buttiamola su sta boia di speranza appena possibile, che non sarebbe male. Buono, la nuova squadra di scout. Aspetta che intanto gli altri sono arrivati. Potrebbero trovare dei sopravvissuti? Ti prego, dimmi di sì. Oh, sapevo che c'era un orso. Possiamo o lasciare stare gli orsi, che vuol dire che noi siamo a posto, ma tutte le persone sopravvissute all'interno moriranno. Oppure rischiamo ad attaccarli, ma potremmo salvare 4 bambini, 19 ingegneri e 11 persone normali, ma c'è il rischio che qualcuno schiatti malo. Dobbiamo rischiare, non possiamo lasciare le persone lì. È andato tutto bene, siamo riusciti a salvarli tutti. Ok, torniamo a casa, riportatemi a casa. Ci vorranno 10 ore. Perfetto, molto molto bene. Peraltro ho bisogno di avere qualche cacciatore in più. Oppure potremmo fare i cacciatori volanti. Vi ricordate che c'era la cosa allo scorso episodio? Mettimeli da solato. Adesso sì, gli ci collego le stradine. Non sia mai che mi si raffreddano i piedini. Sapete che ci tengo ai piedini dei nostri abitanti. Ecco qua. Allora, dobbiamo anche fare la seconda squadra di scout. Perfetto. Gli scout più leggeri. Perfetto. Quindi già adesso dovrebbero metterci meno tempo a tornare indietro. Allora, devo liberare 5 lavoratori. 1, 2, 3, 4, 5. Sostituirli con 5 ingegneri. Così che posso richiedere la nuova squadra di scout. Olle. E li possiamo mandare a Winterhome, che sappiamo già che è tutta abbandonata. Ma nulla ci vieta che magari qualcosa sia ancora sopravvissuto, qualche struttura o altro. Ok, mandiamoli lì. Ci vorranno metà del tempo, adesso che abbiamo anche le cose più leggere, quindi siamo a posto. E ora nuove cose da ricercare. Io mi potrei anche rischiare, visto che risorse ne abbiamo, e aprire il terzo tier di ricerca e sviluppo. Più che altro mi dispiace veramente non poter costruire
la factory in cui mette i costruire gli automaton, perché sono sicuro che comunque ognuno di essi mi richiederebbe uno steam core. Ma ero curioso, perché se ti richiede solo risorse, ma mi par strano, sarebbe fatta. Aspetta che intanto abbiamo la nuovo workshop, accendi il termosifone e 5 ingegneri. Ok, così le ricerche saranno ancora più... Perché ho aumentato? Ah, perché gli ho dato il turno di lavoro in più. Che rotture di scatole, santo cielo. E possiamo anche promulgare nuove leggi. Anghingo, andiamo ancora di fede a sto punto. Vediamo un po'. Field kitchen, le cucine di campo. Ah, sono molto utili, perché in verità daranno cibi caldi agli operai. Vedete che non è male come percorso. Dall'altra parte sarebbe venuto molto più il pugno di ferro. Quindi dovrò costruire vicino ai luoghi di lavoro. E aumenta anche la temperatura dei luoghi di lavoro di un livello. Devo costruirne almeno 2. E vi ricordate, c'era quella legge sui bambini, che non mi pare male, perché così daranno una mano effettivamente all'interno delle strutture mediche, aumentandone l'efficienza, così potrebbero curare meglio le persone. Quindi dovrebbe darci cose positive. Sì, ha ridotto un attimino il discontento. Perfetto, aiuteranno praticamente i medici con i malati. Buono, non li devo assegnare io, presumo facciano direttamente tutto loro. Oh, bene. Ok, vediamo se le chiese possono farmi un nuovo sermone. E vai di nuovo sermone. Ok, la speranza sarà ancora di un grammino. Ci vorrà tempo però, a 2 al giorno, voglio dire. Buono, io sto continuando a mettere un pochettino di strade in giro, così che possiamo anche costruire altri steam hub. E le genti dovrebbero essere adeguatamente riscaldate, così copriamo anche quest'altra zona. E vi sono tutti felici e contenti. Pian pianino dovrebbero mettermi le strade, anche perché siamo in notturna. Oh, gli scout sono tornati in città e hanno riportato 11 lavoratori normali, 19 ingegneri e 4 bambini. Buono, 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 buono. Allora, aspetta un attimo, perché avevo costruito anche il capanno per i cacciatori. Perfetto, quindi subito 10 persone mi vanno qua. Però intanto le genti qua saranno adeguatamente riscaldate. Vediamo un po'. Ah, nonostante lo steam up comunque sono in giallo, cioè, non riescono ad arrivare in rosso finché non gli spari tutto al massimo. Gli dovremmo accumulare quanto più carbone possibile, perché arrivati al giorno 21 saranno cavolacci in mani. A parte che ne abbiamo parecchio, qui dice che ne abbiamo per 3, cioè per 3 giorni te, costruendo steam up come non ci fosse un domani. Stanno morendo i malati. Mi sa che è meglio se ne costruisco qualche altro steam hub in giro a questo punto, anche per le zone un attimino più lontane. Ecco qui, e me ne metti un altro qua. Pian piano cerchiamo di includere le varie zone e dovremmo essere più sereni e tranquilli. Che succede? Stanno aumentando tantissimo i malati. No, non va bene per niente. Non so se portare a livello 2. Non capire da dove mi arrivano sti malati. Deve essere un problema derivante dal freddo. Allora, mi servono nuovi ospedali. Porca di quella porca, devo trovare una nuova zona per gli ospedali. Allora, li metto in parte ovviamente allo steam hub. Ecco qua, ne mettiamo intanto uno o due. Mettiamone 2, che male non fanno, onestamente. Guarda che roba, stanno aumentando a dismisura. Ma cosa poi è successo? Subito assegnaci genti. Ma solo per la botta di freddo adesso? Dannazione, ok, anche questo operativo. Buono, dovrebbero diminuire le persone che sono da curare. Costruiscine un altro. Ma santo cielo, oh, casomai li distruggo o li chiudo all'occorrenza, Ma dimmi te, così avrò un sacco di gente che non può andare al lavoro. Dobbiamo tenere più sott'occhio la situazione dei termosifoni. Sembrava che fosse tutto a posto. Li accenderei allora anche qua a sto punto, così siamo coperti. Anche qui, che è meglio che niente. E abbiamo il tier 3 di ricerca. Non ci credo mai nella vita. Quindi prima cosa che potremmo sbloccare subito, direi gli ospedali di terzo livello a sto punto. Dimmi che c'è l'infermeria. Infermeria, ecco, vabbè, l'infermeria è sul secondo livello. Ma sono così pirla che non l'ho vista io lo scorso episodio, davvero? Sono così pirla io che non l'ho vista neanche questo episodio. Ah, ma per costruire l'infermeria richiede uno steam core. Vabbè, ma non la finiamo più qua però. Ecco perché l'avevo lasciata stare. Niente da fare, niente da fare. Vediamo cos'altro abbiamo di interessante. Possiamo migliorare l'efficienza dei termosifoni, quelli che hanno nelle varie zone di lavoro, così che consumeranno tutti meno uno. Non è male. Consumano meno uno, mi piace proprio un sacco come cosa. Ok, soprattutto perché il freddo sta arrivando, quindi dovranno averli tutti accesi. Perfetto, nuovo ospedale. Al massimo termosifone acceso. Ok, pian pianino vediamo di curare tutti. C'è gente che ha fame, cosa? Abbiamo cibo pacchi. Mettiamo casomai qualche altro tempio vicino agli altri luoghi di lavoro, visto che ne abbiamo un po' costruiti. Devo capire quali zone non hanno il tempio, così la smetteranno di rompermi le scatole ogni 2 secondi. Perché templi dovremmo averli messi praticamente dovunque. Ci sono luoghi di culto ogni 1x2.
Praticamente assegnerò tutti gli ingegneri agli ospedali. E meno male che ci sono i bambini a darci una mano. Quanto ci metteranno a ristabilire i pazienti? 14 ore. Troppo tempo. 14 ore è decisamente troppo tempo. Ah, si lamentano perché hanno lavorato troppo a lungo. Riportiamoli per 3 giorni ai turni normali. Va bene, perfetto. Ok, così buttiamo giù il discontento. Ottimo. E abbiamo i nuovi ospedali. Attivali e accendi i termosifoni. Dannazione, non c'è una notizia buona in sta boia di città. Abbiamo ancora troppe persone che dobbiamo curare. E abbiamo ancora la squadra da mandar via. Fammi alla miniera di carbone. Oh, senti, un po' più di carbone non è male. Spero che mi scoprano anche nuovi luoghi. Questi arriveranno fra 1 giorno e 10 ore. E ciaone. Per fortuna che gli abbiamo fatto la slitta più veloce, se no mi sarei preoccupato. Ok, ora i termosifoni consumano di meno. Perfetto, quindi accumuleremo. Oh, ha finito il coso per il legno. Aspettate, poi per il legno. Legno a posto. Ok, scusi, avevo... Per fortuna che sto guardando l'indicatore, perché se no mi sarei accorto. Dicevo, così dovremmo accumulare molto più carbone. Che succede? Perché c'è... Ah, abbiamo finito anche la ricerca, giusto? Hai ragione. Possiamo costruire le case vere e proprie? Oh, non l'avevo vista. Con la casa vera e propria saranno molto più protetti dal freddo. Vai, costruire... Cioè, richiedono una quantità di risorse spaventosa. Ma visto che stiamo per scendere a meno 60, devo riuscire a convertire buona parte delle case delle persone. Ok, possiamo promulgare nuove leggi. Sta storia dei Londoneer mi sta portando alla pazzia. Vediamo un po'. Facciamo le preghiere serali. Perfetto, vai di preghiere serali. Ottimo. Quindi al costo di 20 razioni praticamente le persone si raduneranno, pregheranno un attimino di più, quindi la gente è anche attirata. Perfetto. Soprattutto il fatto che c'è cibo gratis. Vai, nessun problema. Ho buttato su bene la speranza. Tendenza, ok, perfetto, quantomeno non aumenteranno. Speriamo che i Londoneer non cerchino di fregarti, perché il gioco dice, guarda che potrebbero tentare ovviamente di farti fare qualche attentato o altro. E qua mi serve dello spazio per la legna ancora un po', perché ne stiamo accumulando veramente un sacco, nonostante gli abbiamo tolto il turno in più. E sta per arrivare qualche ricercatore da qualche parte. Winter Home, oh oh. Steam Core, esplora la zona, vediamo un po'. Le strade di questa città rovinata sono letteralmente piene di scorie e corpi morti. A quanto pare hanno finito il cibo, i cittadini sono stati praticamente fuori di testa, ci sono state delle rivolte. No, da noi non è mai successo, giuro. E abbiamo scoperto anche 2 nuove zone. Che riposino in pace, ma ci prendiamo i loro Steam Core. Molto volentieri. Ci ha scoperto anche 2 nuove zone. Ma invece no, tu tornami a casa assolutamente. E possiamo utilizzare Winteron per costruire uno di quegli avamposti. Oh, non ho sbloccato effettivamente l'abilità, ma ce la facciamo più avanti. E praticamente ogni giorno ci darà 150 unità di legna, che eventualmente potremo convertire in carbone se necessario. Ah, dopo lo facciamo. Dopo lo facciamo, per adesso non posso fare di più. E tutte le persone che hanno bisogno di cure mediche sono all'interno dei vari ospedali. Perfetto, non mi è morto nessuno, peraltro. Buono. Per gli avamposti dobbiamo ovviamente creare un team che lo gestirà in continuo e poi ci manderà indietro le risorse. Oh, sembrava troppo bello. Comunque ci devono essere abitanti che staranno lontano da casa. Immagino la loro felicità, peraltro, eh. Cosa più importante per oggi è costruire le case. Anche perché sono in partita da 1 ora e mezza e... ecco qua. Abbiamo le case, finalmente. Cos'altro ti faccio ricercare? Dovrebbero essere molto più calde, quindi quando arriverà la botta dei meno 60, spero in ben dovremmo essere a posto. E a sto punto gli sblocco la capacità di costruire un avamposto a distanza e voilà! Ottimo, ma adesso concentriamoci sulle case, che pian pianino dovremmo poter potenziare. People House. Guarda quante le dobbiamo sostituire, 35 di wood e 25 di steel, conto prima che era 20 e 10. Porco cane, però ha un riscaldamento di base di 3. Forse avrebbe più senso farlo nelle zone esterne, perché quelle più interne posso usare il generatore. Però se le mettiamo su una casa già preesistente, il costo è inferiore perché viene sottratto quello che... delle risorse che riotteniamo. Ok, vai, comincio a costruire case come non ci fosse un domani. 32 persone senza casa. E portate pazienza, in qualche modo ve le devo sostituire. Spero che non si ammalino e non rompano le scatole. Automaton, ti stai grattando la ciolla? Mi sa di sì, eh. Diamogli qualcosa da fare, quel povero ciccio. Abbiamo... delle casse di legno, guarda, vai lì e raccatta le casse di legno, che è meglio che niente. Ma santo cielo, lì che si grattava gli ingranaggi lui. Ma dimmi se non ci sono più rispetto per gli umani. Veloci con ste cavolo di case, perché ho paura che questa gente sta al freddo e al gelo. Ok, belline. Ok, ok. E non vorrei che si ammalassero nel frattempo, col culo che mi ritrovo. Scende a 60, meno 60 per 2 giorni, poi tornerà di nuovo a meno 40. Porco cane, è comunque tanto, eh. Andatemi alle preghiere serali, ragazzuoli, mi raccomando. Oh, senti, io continuo a sostituire le varie case pian pianino. Ecco, qui almeno quelle della zona centrale. Aspetta che non vedo niente.
Dovremmo essere comunque abbastanza veloci, anche se è tempo libero loro le costruiranno. Outpost Depot. Ok, quindi eventualmente lo possiamo fare. E fra la tecnologia... Oh, l'Outpost Depot ci permette di assemblare un team e mandarlo permanentemente lontano dalla città e mantenere una connessione. Ah, ok, quanto è... vabbè, quanto poi è grande questa struttura, è giganterrima. Ma cos'è? Ah, mi sa che va messo solo in zone specifiche. Ah, sì, ci sono zone specifiche tipo questo accesso qua. Oppure anche da quest'altra parte. Il problema è che ho paura che se lo metto qui mi si piazzi davanti alla telecamera, visto che io lavoro con la telecamera da sto lato. Quindi per adesso me lo metti qui. Sì, lo so che non ci sono le strade, ora te le costruisco che è meglio che nulla. Ecco qua, gli facciamo le stradine fino a sto punto. E poi fin qua, perfetto. Così la gente ci potrà andare. È una zona per ritornare in superficie molto rapidamente. Buono, 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 buono. Allora, visto che arriverà il freddo e che abbiamo comunque degli steam core che stanno tornando a casa, sbloccherei l'infermeria a sto punto, che almeno una ne avremo. E più avanti, visto che la possiamo meccanizzare. Che succede? Uniti dalla fede. Ottimo, perfetto, sempre più persone stanno venendo in chiesa. Buono. Sì, lo so che c'è gente senza casa, ma gliela costruiamo in pochi secondi. Portate pazienza. Speriamo che non si ammali. No, 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 gli ammalati stanno scendendo. Ed ecco che abbiamo sostituito le case. Gioco, mi hai laggato per un secondo, mi sono caccato. Probabilmente c'è il salvataggio automatico di tanto in tanto. Ah, si sta sciogliendo la neve. Ok, 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 perfetto. E gli scout sono arrivati alla miniera di carbone. Esplora la zona. Più carbone di quanto potremmo usare. E la miniera era operativa fino a poco fa. I macchinari non sono effettivamente operativi adesso, ma non sembra che ci sia nessun problema. E possiamo decidere di portare indietro il carbone e lasciare la miniera operativa, o comunque non distruggerla, perché potremmo utilizzarla dopo. Oppure possiamo distruggere il tutto, recuperare grandi quantità di risorse, fra cui due steam core, ma la miniera non sarà più utilizzabile. No, 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 riporto indietro solo il carbone, che ne abbiamo parecchio comunque, ma la miniera la lasciamo operativa. Porco cane, se la possiamo utilizzare più avanti. Infatti è diventato un avamposto. Guarda, guarda, che c'è stato un vandalismo dei Londoneer. Infatti mi hanno fatto scendere la fede per 24 ore. Maledetti, stanno letteralmente mettendo scritte in giro per la città. Vediamo un attimino che la chiesa sia a posto. Devo fare altre cose. Vai di nuovo di preghiera. Adesso ti frego io in qualche modo. Tendenza fermata. Però 30 persone sono tante. Se riusciamo ancora a buttare sulla fede è fatta. Ma ormai è una cosa che... No, è un altro lato di vandalismo. Hanno picchiato il mio chierico, ma come? Ma povero. Allora, o stabiliamo una nuova legge. Il problema è che non so se posso stabilirla, perché non riesco a leggere il libro. Quindi non so se me la fa accettare. Se no, preghiamo per lui e per i suoi assalitori. E quindi se risalirà un attimino. Guarda quanto l'hanno buttata giù, porco cane. O senti, me la rischio e diciamo che promulgherò quella legge in modo tale da mantenere sicure le strade. Siamo al giorno 20 e domani le temperature scenderanno. Ok, io continuerò a costruire case e via dicendo. A risorse siamo messi bene, non mi posso lamentare. Stiamo estraendo di tutto. E possiamo effettivamente, appena possibile, fare un team di lavoratori, da 10 peraltro, per mandarli nelle aree limitrofe e fare in modo che ci mandino poi risorse, vi dicendo. Soprattutto la miniera di carbone e altro tornerà utile in futuro. Buono, dai. Allora, questo episodio è veramente, la trama ha preso una piega incredibile. Non pensavo. E gli scout sono tornati con i due steam core. Perfetto, bravi cicci. Aspetta che allora vi rimando verso di qua. Campo americano. Ah, ok, perfetto, mandiamoli là. Olè. La trama ha preso una piega inaspettata con questi qua che si vogliono rivoltare e tornare indietro. Se partissero 36 persone è finita per me. Quindi devo cercare entro 10 giorni di riportare sulla fiducia. Per quanto, vi giuro, 3 graffiti e un pestaggio hanno fatto, Ma porca di quella porca, devo buttare sulla fede in qualche modo, continuando a mantenere il parametro più alto possibile. Quindi abbiamo le rivolte anche dei cittadini, ingrati maledetti. Buono, ma dai, io direi allora per questo episodio di Frostpunk è tutto. Ci un bel viaggio che tu nella serie. Candidati a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!